Adesso chiudiamo la parentesi, Alessandra, parliamo di Patrick. Patrick lo conosciamo tutti quanti perché l'abbiamo visto in trasmissione. Siete tutti quanti. No, conoscono tutti quanti Patrick perché lo vedono in trasmissione ad Amici. Però oltre Amici? Oltre Amici faccio teatro. Continuo a fare teatro perché non posso farne a meno assolutamente. Quando questa trasmissione me lo permette, perché mi alimenta, perché faccio parte di quel mondo lì in realtà. E dico faccio parte di quel mondo perché è quello che volevo fare da piccolo e non ho mai cambiato idea. E perché credo in questa cosa, perché credo di aver talento e sono sicuro, ormai 55 anni sarebbe, e non vuol dire essere presuntuoso, perché io ricomincio sempre da capo, ma credo di aver talento e so farlo, e mi manca quando non lo faccio. Faccio due spettacoli, faccio uno spettacolo a novembre, una regia con Massimo D'Apporto e Benedetta Boccoli, L'appartamento di Billy Wilder, il film del 60, e poi, che mi piace molto l'idea, il testo è stato adattato bene, mi piace molto, cioè sono molto ansioso di farlo, perché poi è un certo tipo di commedia leggera e non leggera che mi appartiene molto. E poi in fine stagione faccio uno spettacolo con Paolo Quattrini, con la quale non ho mai lavorato, che stimo molto, che mi diverte moltissimo come attrice, e spero di esserle d'aiuto a fare una cosa bella. Questo diciamo è l'altro lato di Patrick quando non lo vediamo in trasmissione ad Amici. Però quello che piace di più poi a Patrick, non c'è, cioè fare l'attore, fare stare sul palco, calcare le scene. Non me lo fa fare nessuno. Aiuto? Io sono un attore anche. Beh, non me lo fa fare nessuno perché sanno che sono impegnato con Amici, che faccio le regie, che è qui e che là. È difficile. Poi l'eclettismo in Italia spesso non è riconosciuto, perché in Italia ti devono classificare in o professore, o regista, o attore, o cantante, ballerino. O ballerino. Sì, sì, è vero. O cane. Cioè, sono tante categorie, no? Per cui... L'ultima mi è piaciuta. Ah, beh, cane... Si vedono molti, anche in giro. No, ce ne sono molto, molti. Ma, va benissimo, è una categoria sì, ormai sì. Diventata. Vai. E per cui ti devono classificare, cioè... L'eclettismo turba sempre un po', intasa la professione, intasa il mercato, perché non puoi far tutto, e poi fai l'attore, poi fai il regista, poi fai il cane, poi fai il cantante. Poi... Per cui è faticoso viverla, vivere l'eclettismo. Purtroppo non posso rinunciarci, sono così. Bene, siamo quasi giunti alla fine di questa piccola intervista. Tre parole per descrivere. Sono tre parole. Il Salento. Voglio bene, so cinque. Tre parole per il Salento. Cioè, giusto per descrivere questo colore, quest'aria, questi panorami. Beh. Forza, violenza e arte. Mi è piaciuto, hai indovinato, hai azzeccato appunto il senso del Salento, essere... Sento violenza, sia dall'immagine sia dai caratteri, da tutto, e arte, veramente c'è un incrocio di arte magica, perché copre un bacino meraviglioso. Bene, ringraziamo Patrick che è stato qui con noi, ospite qui nella nostra città, spero di... che tu ci torni spesso a trovarci. Vabbè, tutti gli anni, finché non mi lascio con la persona che amo. Benissimo. Un saluto agli amici di Galatina 2000. Cioè, vivete, sorreggete, amate le cose che avete senza pudore. Ringraziamo gli amici appunto di Galatina 2000 che vedranno questa intervista, e niente, è tutto per Galatina 2000, Piero De Matteis. Alla prossima.